niente. E niente. Un nuovo fratello, ho una massa scrotale. Quindi, buonasera, come la va? Beh, guardate, lui mi picchia. Mi dissocio, non è vero, eh. È giusto così. È un uomo squacco. Ho scoperto che oggi c'è il link alle masse scrotali. Oggi Mirkif è contento, addirittura ha cercato di fare tutta la roba che fa di solito la mattina. Oggi pomeriggio prende più tempo per giocare a tempo 4. A me sta divertendo. Poi magari è andato avanti, non ho ancora rompe le palle. Ti ricordo che io non l'ho neanche minimamente toccato quel gioco. Mio. Mio. Penso non lo giocherò. Mio. A comprarlo per PlayStation, per Xbox. Ma poi vero, lo prendi per Xbox. Non so se c'è il cross. Sì, c'è. Allora, so che c'è il cross save, però non so se c'è. C'è il crossplay. Penso di sì. Però, oddio, non c'è per gli altri lab, anche quelli che sono usciti per anche su console non c'è. Su questo mi pare di sì. Comunque, vabbè, dai. Mi ricordo che c'era su questo. Crossplay. Allora. Crossplay motivo. No, non voglio. No. Quindi attiva. No. Sfruttazione motivo operativo. Incrociata con il PC. No, vabbè, che può essere utilizzato. Sì, ok, ma io mi interessa. Non può essere attivato subito. All'inizio non riesce a completare la berg, grazie. Tutto mi posso essere a menu, ok. Quindi io siamo in questo scherzo. Dito un cazzo. Aspetta. Io sì. Tanto multiplayer, cosa è? Dite anche cross platform. Yes, Diablo 4 è crossplay e cross platform. Ok. Perché era cross, perché crossplay in realtà vuol dire che io con il mio solito account posso giocare sia lì che lì. Ho preso a giocare i vostri amici, no? Ci sono limiti. Incroci sia tra console. Ok, vecchie. Ma è vero, quindi. Generazione PC. Aspetta, quindi se io lo compro qui, lo posso giocare anche lì? Perché l'account che uso lì non è quello che usiamo qui su PC. Sì. Quindi vai. Ma poi si guarderà. Ora, allora, tanto abbiamo Diablo 2. Poi. Dai, gliela se vede. Ti sta piacendo. Ma cazzo, è uscito. Vabbè. Ma la gente no, la no, the folle. Dico, ma la gente la faccia finita praticamente. Alan Wake 2. Non so perché, ma. A parte lui, sì. Proprio come personaggio che mi affascina un sacco. A me Alan Wake. Non lo so, non l'ho mai visto, non so come funziona Alan Wake. Fable, sarebbe figo. Perché onestamente è uno di quelle. Allora, parliamoci chiaro. Noi vorremmo un Fable perché sappiamo che è essere la cosa più vicina. Un fantasy. No. Più vicino a un Overlord che si potrebbe sperare di avere un... No, allora, più che altro anche per un'altra cosa, perché dopo averli giocati tutti e tre, effettivamente il core del gameplay di Fable è fantastico. Il problema è che erano dei cani nel sviluppo. Sì, esatto. No, l'aveva detto quello che dovrebbe essere quello in Giappone. Costo delle microtransazioni dello Starter Pack. Come creare un clan in Diablo 4? Mi interessa. Diablo 4 c'è il giorno su. O meglio, mi interessa però, se non arriva un botto di gente e vai a giocare con noi. In generale non mi interessa. In quel caso allora creeremo un bel clan. Diablo 4, come si vede l'errore su PC, PS4 e PS5? Che errore è? Che errore sono?
c'è il problema. Voglio, infatti, sì, avviare, cioè, ah, che vabbè, a me mi si avvia, quindi sì. Loro non Warhammer 40.000 Rogue Trader. Ah, aspetta, ma ruolo che gioco di ruolo? In che senso gioco di ruolo? Sì. Ma è proprio il videogioco? Sì. Però è in alfa, vedo. Alfa Monte, tutto Monte. Ma in, in isometrico? Sì, sì. Fa molto. Oddio, sai che non mi fa molto coso, come si chiama? Quello che ho giocato anch'io, West End. Fa molto Westland. Oddio, sai che non mi interessa. Non mi dispiace. Boh. Poi si dà un'occhiata. Perché vorrei vedere il gameplay, perché la grafica è quella. Sì, sì, sì. Allora, che ci allora, per un Warhammer 40.000. Posso essere sincero, una grafica del genere sarebbe come dovrebbero fare il remake di Baldur's Gate. Ma no. Sembra un pezzo di polistirolo piantato in faccia, dai. Che altro qui la osa, a parte molte altre cose, ma quella più sbagliata di tutte, amica mia. E il faro da stadio magari no, è un po' più di penombra, è la meglio, sì. Così è, la butto lì, però Alone in the Dark, questo mi sì, ah, non giocarci, non giocarci, ma vederlo. Street Fighter 6, ti dirò, è un titolo che comunque è bello che fa Resident Evil. Quale sarà il prossimo nel Capcom che fanno? I fan gli rispondono solo quello. Personalmente, che la gente se lo sta dimenticando, raga, voi tutti a chiedere le cose Veronica, ma dopo il 2, il 3 e il 4, ragazzi, ora si vede per forza un remake anche del primo e dello 0, perché hanno ricambiato tutti i modelli e tutto il sistema narrativo. Cioè, ragazzi, per quanto è bellissimo il remake del cubo di Resident Evil 1, ormai sembra della PlayStation 2 quel gioco, eh? O no? Non sei d'accordo? Ragazzi, c'è Jill col 3, è cambiata completamente. Cosa devono fare come remake? Il primo! Ragazzi, rifate, rifare... Anzi, se fossi fan, perché... Io richiederei... Cioè, che miniguida è come evocare il gol? Nobiltà. Lascia perdere. Sai come fa, cosa chiederei veramente io da fan? Di rifare Resident Evil fondendo lo 0 e l'1, facendo un unico gioco. Ma non è vero che il mitico Golden Dawn sono giganti, così via dovranno essere guadagnati attraverso missioni. No, cioè devi arrivare al 25esimo livello, è un'abilità che si sblocca. Scusami, non è vero, è una bugia. Vedi? Ah, ok, vabbè, carina. Hanno messo le missioni di classe. Mi piace. Che ti dirò, mi piace. Però nel senso, com'è? Arrivi al 25esimo livello e il gioco ti dice, fai questo. Aspetta, hey Houston, ma forse c'è Ubisoft che sta pagando le riviste per cercare di farvi parlare del brand di Assassin's Creed. Perché ultimamente stanno ricomparendo strani articoli in cui riparlano di tutti i vecchi giochi di Assassin's Creed. Lo spero. Ne parlavo oggi con Indy, che c'è Indy. Allora, se però vedendo la struttura... Non saprei come ce lo fidi un DLC. O è una cosa in stile, sai, presente come c'è nell'endgame, che su quelle stanze in più, La torre, ma cioè, non saprei come ce lo infili successivamente. Non so come ci infilano, ma lo spero, se lo merita tantissimo. Ma dal Fantasy 9 remake? Se cioè, no, remastered remake? Perché ora come ora, ma se la Simone con i remake che stanno uscendo adesso, se Square Enix si azzarda a far uscire Final Fantasy 9 remaster, li danno fuoco. L'hanno già fatto, c'è già il remaster, cioè dell'8 e del 9, cioè sì, l'8 e il 9 c'erano già il remaster. Ma infatti, cioè, deve essere, se mi fai un'altra remaster, cioè ti danno fuoco. Poi ripeto, il 9 dovrebbe essere anche tra virgolette più semplice, perché sono cibi. Personaggi sono cibi, non c'è bisogno di questo. Per esempio, può essere carino, perché se mi fai vedere la mappa di dove
che cosa dove ci sono gli altari già così. Che questo però ho notato che anche te, questo è una cosa carina che non so se anche lei lo fanno, che quando te lo attivi te dai un bonus a tutti, non solo a te, cioè ti dà tipo bonus più 2 intelligenza per tutti i giocatori del mondo. Ah, carino. Quindi più gente gioca e sblocca quella roba lì, più che avrebbe un senso, tra l'altro. Street Fighter 6, così si fa una traduzione italiana. Devi stare Stefano Stil. Everybody want to switch. Pikmin, ad esempio, un altro bellissimo gioco. Che cos'è? Ma perché ci siete fissati col necromante? È bello, è la mia classe preferita, ma anche meno. Ma allora, sono partiti lì perché probabilmente sono in tanti. Parliamoci chiaro, è perché letteralmente il necromante da Diablo 2 è letteralmente l'emblema di Diablo. Sì. Cioè, c'è cazzi. Però è un po' cacato le palle, cioè nel senso anche meno. Stranger Things 2. Mopper. È bello quando entri nel cimitero contro Broderevi. Cadaveri. Bene. Beh, Microsoft sarebbe pensando di andare via dal UK per girare la CMA. Non gli conviene granché, perché comunque. No, gli hanno già detto Activision e Blizzard fanno. Microsoft. No. No, anche se però ora come ora sarebbe solo Regno Unito, cioè nel senso. Sì. Poi il resto del mondo vai dove ti pare. Ma più che altro fa. Perché poi fa. Raga, tanto noi non ci perdiamo, tanto la gente userà il VPN per giocare da noi. Quindi. A parte, ma più che altro sarebbe da vedere molto il discorso del quanto il mercato britannico, non anglosassone. Che ora, se la CMA fosse il mercato anglosassone, è un problema. Cioè Microsoft Blizzard fa. Allora. Sì, quello che vuoi, se non letteralmente non vendiamo niente da nessuna parte. Ma il mercato britannico non so quanto sia incisivo nel mercato videoludico. Ah, boh, bisogna vedere. Cioè, non è come il discorso del doppio. Cioè, tipo, da noi il doppio fare il doppiaggio in italiano, perché in italiano le parliamo. Guarda, come abilitare cross save e cross play? A parte, basta usare il proprio account. Specifica che questo serve. Qui sono più copie. Dai. Per evitare che sia fondamentale disporre l'account, guarda dove è effettuato l'accesso al sito, indicare le varie connessioni, collegare i vari account. Ok, se effettivamente sul coso è, gli puoi dire quale altri, cioè se c'hai il coso su PlayStation, Xbox, eccetera. Sì. Oh, un cosplay femminile di Geralt che si chiama la versione femminile di Geralt che si chiama Gerina, si chiama Siri. Letteralmente Geralt è femminile, sì, sì. Cioè, non è che ma i jeans, cioè, a parte il fatto che è vestita così sembri più Jennifer, cioè, neanche ci assomigli, ma poi ma porca di quella ma chi è, cioè io chi è che fa allora Alberto Albertone, noi ti vogliamo bene, vero Simone, vogliamo bene ad Albertone, ma poi cioè se vuoi te le mandi, guarda te le mandiamo noi le foto di cosplay decenti, ragazzi, ma cioè, e siamo ignoranti, eh, scegli gli attori da solo, strano raccontare, ah, questa roba di ragazzi, mentre te prepari tutto vado a pisciare, io non so Bulletstorm 3D, cioè sì, VR, non so, si rischia parecchio motion sickness. Oh Simone, oh, 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 oh. Ah, qui intanto si fa partire e andiamo su Game Twitch e poi Andrea ti guarda e fa emozionante.
soprattutto con Mirko che fa e poi l'hanno fatta anche quella di Critical Role, la one shot a Tommaso. Mirko, Nintendo sta cominciando a capire che ogni tanto l'influencer serve per fare tanta pubblicità. Io penso che, no, come si chiama, Andros, quando è arrivata la notizia, oh, ci ha chiamato Nintendo per fare la cosa. No, non l'ha chiamato Nintendo, l'hanno fatto loro. Perché, giustamente, che effettivamente è sacrosanto, erano alla fiera di Modena, e c'è il tizio di Fantasia Store, fa, regà, però, così, io ve la butto lì, giusto per due spiccioli di marketing, ma ogni tanto, se fate qualche one shotina, qualcosina breve, per stare sul pezzo, del tipo, ora, dovrebbe uscire Zelda, tipo una one shotina, una cosina su Zelda, magari buttandoci dentro magari anche qualche sistema nuovo, eccetera, così, sai da... Allora, fatto, sai che c'è? Chiamiamo Andros. L'Andros risponde, sai che c'è? Datemi un paio d'ore e da tutto pronto. Lui due ore dopo ho già tutti i personaggi, già tutte le schede, già tutta la storia pronta, dai. Vabbè, ok, è pazzo, quindi ed è nato così, cioè... Vai Mirko, cosa sto andando, ah vero, sconfici Ganondorf. Io voglio usare questo invece, non te lo fa segnare, e questo è perché come ok, allora parola d'ordine, stai calmo. Ho già fatto il cazzo. No? Al massimo c'è la parola d'ordine, scappa ragazzo giù. Pass, scappa verso? C'è il più blu. Ah, ok. Vabbè, tutte... Non l'hai detto perché mi dovevi far finire la canzone, o non l'avevi capito veramente? No, non avevo capito un cazzo. Ah, ok, ho detto corri ragazzo laggiù. No, io... ho fatto corri ragazzo laggiù. Sì, corri da tutti. Io pensavo che mi volessi continuare la canzone, invece non l'avevi. Corri ragazzo laggiù. Invece non l'avevi capito. E niente. E niente. Perché consapevolmente facciamo una cacata. Fa impazzire tutte le donne. Paradossalmente funziona quello che si è fatto oggi. E da Dio. Soprattutto si diceva. Se si dovesse utilizzare per la sera, il problema è che si vedrebbero due webcam. Le tiene questo PC due webcam? Non c'ha bisogno che le. È vero! OBS Ninja. Se noi si prendesse il cosino per tenere il tipo il cellulare, quello lo può utilizzare come webcam e usarlo su quello. Ok, ma non conviene lo stesso due webcam? Beh, era per evitare magari, cioè una webcam la paghi certo testoni, un coso per tenere. Ma abbiamo già una seconda webcam. Ti ricordi quell'altra? Ah, non è okay. Mica la butta via. Ma a parte che io mi devo buttare di sotto però. Sì, ma se non arrivi al buo. Per un momento come questo che vorrei fischiare e arrivasse il cavallo. Provi? Ma tutto perché ogni volta che ci si avvicina alla fine in questo cazzo gioco deve sempre piovere? Ma qui di solito piove sempre, cioè guarda il tempo, piove, sole, poi di piove e poi è nuvoloso. Vabbè, ultimamente come realmente la. Oh, il meteo per davvero. Comunque ragazzi, ricordatevi sempre che... La risposta è nel vostro cuore. I'll set this disgrace what you found. It's hot down here. Ma senti tutti a destra, a sinistra? Sotto. Vai. È giunto il momento, bro. Vai. Sei frizzone perché sta cariando la zona. Poi l'ha messo lui, no? La caduta. Ora, a differenza dell'altra volta, ce la prendiamo con calma qui sotto. Perché l'altra volta volevo vedere se avevo ragione io.
se ti ricordi, lì corsi come una bestia. Una cosa positiva in realtà di quando state nel sottosuolo è che non viene mai luna rossa, ma ovviamente appena riuscite fuori, perché comunque qui ti spiega, a differenza di Breath of the Wild, hanno scandito proprio in modo preciso la luna rossa, è esattamente ogni 7 giorni di gioco, capito? Già, che peccato non è potenziata, perché in realtà ora troverebbe questo. Quello contro il miasmo. No, non l'ho potenziato. Però è una merda. Eh sì, è a livello per... Già, c'era un oggetto per il teletrasporto, giusto? Sì. Vedete se lo vanno a... No, amico, ma guarda, tranquillo, ma il miasma... Cioè, non è che ti difende, è che ti salva 3 cuori. Guarda, Max. Vedi? Vuol dire che 3 cuori per 3 cuori non ti, non è la tua strategia. Ah, merda. Poi non so qual è però la passiva. Vabbè, ma allora, però la mia domanda è dove cazzo. Vedi? È l'unico buco. Devi colpire buchi, devi andare nei buchi. Lascia lì sta. È possibile schivare? Schivali. Fatto questo pezzo l'abbiamo già visto anche l'altra volta. Peccatemi i coglioni. Non c'è più se puoi, avvisalo. Ah sì, che tanto di cascata. Però non mi ricordo se era qui. Ok, sì, hai beccato quello perché era tanto, mi ricordo se era andato nella zona, ma si doveva ritornare. Cos'erano quelle frecce? È il Lionel? What? Oh, hai visto che sono cascate tre frecce, vero? O sono impazzito io? No, le scie che vedi prima probabilmente era lui che stava teletrasportando da me. Questo ti serve per il tuo... Ah, ok, per andare su. Però io perché mi ricordo che c'ero già arrivato da su? Vabbè. Lo lascio qua. Veramente. Non so se hai capito cosa è successo. Sì, è incastrato con quel. Voglio vedere se... Ah no, perché questo ora prende solo quel movimento. Questo me lo fa? Buonasera Legend, sono appena tornato da 30 episodi di God Gears. Ah, quello Lelouch? Lelouch. Io non so perché sono allora, a guardare guardai... episodi. Allora, io lo guardai a tempo perso. Non mi dispiace, devo essere sincero. Il caso mi è piaciuto molto il finale. Che secondo me era un finale perfetto per God Gears. Non lo dirò perché non so se sei arrivata alla fine. Sì, va bene, devi andare di là. Qui no, è lì dove sono caduto. Devi andare di qua. Ho detto di qua. Ma il punto. Dai. Rompetemi coglioni. Rompetemi coglioni. E attaccali, no, Mirko. Porca miseria. E niente, vabbè.
quella madonna con quale prevision me lo stava dicendo. Grazie. Ha detto le palle fuori da qui. Ti ho detto che ora si può giocare con calma. Io non ho capito ancora te perché ti crei problemi. 25 della stagione 1 e 5 di Wyvern. No, devo ancora iniziare. No, infatti non ti dico niente. Lo vidi tutto, ora non mi ricordo come si chiamava. Era un programma che mandavano gli anime praticamente. Andiamo. Grazie. Non mi fava. E comunque l'ho visto. Poi è quello che mi ha portato a voler uscire anche per l'altro. Qui ti danno piacere gratis. Cioè gratis. No. Allora gratis, e poi effettivamente Mirko parliamo. Le Lucia Rebellion non l'ho visto, che dovrebbe essere l'avvenimento dopo Code Geass, no? Ah, so solo che li ho visti tutti. La nuova serie dovrebbe essere proprio quella, no? Un po'... Ripeto, a me piacque, mi ha sollazzato tantissimo, un po' come... Oh cazzo, era un altro che ora non mi viene in mente il nome. Il tipo di Lush, per quanto sia impazzito, a fine prima stagione in Wire è peggio. Non ti dico niente, semplicemente goditelo. Allora, personalmente ho amato tutti i personaggi e siccome io e Mico siamo molto cagacazzi per quanto concernono i finali, ed è uno dei pochi anime in cui ho adorato tantissimo il finale. Da quello che so, Mirko, da quello che ho visto in giro, perché è uscito bene, il patto non può raggiungere. Dunque, ah, dice il potere del patto non può raggiungermi. Ok, sì, vabbè, per esempio. Allora, da quello che so, a chi lui invece di attaccare quello sbagliato? Dea, un po' dai. Ah, sei un genio. No, dimmelo. Dimmelo di nuovo. Eh no, stavi attaccando però sempre quello dove prendevi le blastate. Sei un coglione che ce l'ho davanti con la mazza. E basta schivarlo. Con la vita che ha due colpi doveva morire perché? Perché lui fa più male? Ha levato le armi. Le luci a Rebellion. Ah, ok, la prima stagione. Poi c'è Wyvern. Detto anche. Ok. Che sarebbe. Non sarebbe chiamato God Geass io. Ripeto, io l'ho chiamato sempre God Geass Legend. Ok. Ah, no, guarda, invece possiamo fare qualche arma nuova. Padone no, però. Vabbè, infatti no, se ti dai lavati lo spadone. Vediamo un po' se ci possiamo fare. Ma quello, falce. Nei due. Uguale Mirko, metteci quello che vuoi.
I primi episodi di Rebellion credo siano i primi episodi migliori che abbia mai guardato, ma ti ho detto mi ha intrattenuto tantissimo. Forse l'aereo ci serve per andare di là. Probabile. Perché sotto mi pare non c'è niente. Merda. Aspetta, fammi guardare un modo. Vediamo un po' a modo. Senza scendere, ovviamente. Guarda, c'è le manine grabbine. Vabbè, non ci sono un po'. Mi rimangono lì. Peccato che è finito. Allora, su questo, con me e Mirko, in realtà troverai sempre persone contrarie a queste cose. Ovvero, una storia deve essere bella, concisa e non durare troppo, perché sennò capita come tanti buoni lavori giapponesi, guarda My Hero Academia, guarda Naruto, che sono durati più del dovuto e poi diventano delle... non dico immondizie, ma non rimangono più come all'inizio. Sarebbe stato bello se continuato come Bleach o One Piece, solo che poi a un certo punto avresti dovuto mettere poteri. Esatto, il problema dei... ci sono quelli? Forse ti basta, c'è i razzi. Mai un razzo, però devi capire che molti titoli poi non è che diventano noiosi, semplicemente perdono quella verba iniziale. Hai altro tasto? Non è che perdono, cioè più che senso è che t'annoi, perché quando li allunghi troppo continui a rivedere sempre costantemente la stessa cosa e perdi funzioni. E come si chiama? Perdi quella sensazione di wow. Aspetta, funzioni, non viene mettere un pelo più avanti. Non lo so, ti ricordo che devi... ricordati di premere quello del salto per allungare, che ti salta in aria. Il B, questo sì. Che se ti salta in aria, almeno poi se non ci arrivi almeno salti direttamente. Ce la fa neanche a colpirti, mi sono attacca con l'arco. Io continuo di Hunter per Hunter, Mirko gli piaceva tantissimo. Lo vedevo anche quello sartoriamente, ma mi piacque abbastanza. Hanno rifatto la nuova serie, onestamente averci il tempo me la rispetterei. Allora abbiamo qua. Ma anche qua. Ah già, non si possono evocare. Quanti? Vabbè, vai. Proviamo. Lancia le bombe. Amici, intanto proviamo. Guardiamo cosa c'è. No. E la madonna. Non pensavo di essere così vicino. A quanto pare sì. Ah, c'era uno scrigno. Wow. Nuova serie? Beh, presa di culo. Quale nuova serie? Cosa c'era? No, non è una nuova serie, Legend. Zozzone, Hunter per Hunter. No, quello dici te, Simone, è City Hunter. Hunter per Hunter è uno show nel show. Dicevo, Hunter per Hunter avevano fatto la versione di quella che mandò anche Mediaset. Ma ultimamente se non mi... ah no, sto facendo casino, ha ragione. Era Shaman King. Lui c'è Shaman King. Ma Antemperante è quello che ti piaceva? Sì, sì, sì. Antemperante è quello dove c'è uno dei cattivi, è il Joker. Shaman King me lo ricordo che... me lo ricordo anch'io, l'abbiamo adorato noi, quello lì. Ci è piaciuto tantissimo, che poi lo interruppero e lo si fece... perché? Era bello. Perché piaceva a noi, giustamente. Viene di... ah, guarda dove siamo! Siamo all'inizio. 3 a 1 che adesso tutto il murales è visibile.
o lo spacchi te. Io però noi continuiamo a prendere danni, Mirko. Spero che ci sia un coso di luce. E poi anche, scusami, che stronzata è quella che non arrivano i saggi qui? Scusami, e allora per cosa l'abbiamo liberati a fare saggi se qui non arrivano i saggi? Curiosità. Nintendo. E neanche le frecce, visto quando te le danno. O falle distruggere cosa può. No, quelle di prima le fa... ti lo dico perché le, non le, le... Quando vedi le cose, clicca subito. La spada, no, quella bendante no, casomai se proprio devi prendere la spada, prendi quella del regalo. Perché ho preso la spada? Prendi quella regalo che è meno più forte. Ah, infatti... No, scusami, mi sa che abbiamo uno spazio, no? Più armi abbiamo, non è meglio? Ma quale costa lì indietro? Ti fa schifo avere più armi? No, perché non sto capendo, Mirko. Cioè, ti ricordo che sai che è Breath of the Wild questo, no? Sky Tears of Kingdom. Ovvero traduzione le armi di polistirolo. Non te. Vai. Ho detto, ma finché una puoi anche farla. Alla fine penso che gli anime vecchi siano meglio di quelli nuovi. No. Dipende dall'anime vecchio. Non è vero, ad esempio, Attack on Titan è una tra le cose più belle che abbiamo visto negli ultimi anni. Perché... Allora, Berserk dipende fino a che punto. Perché poi abbiamo sentito altre cagate dopo che non ci sono piaciute, però dovremmo leggerle. Bleach, mai letto in vita mia. Per Hunter qualche cosina qua e là. Ragazzi, se si va su... ora siamo qua. Ora qua possiamo vedere finalmente cosa c'è là dietro. Dai. Vediamo gli arcani. Anzi, tutti possiamo svelare in realtà. Che intanto questa è quella che ti ha fatto già vedere Minoru. Tutte e tre? L'unica che non ti ha fatto vedere sono queste due. Ma che te l'ha già descritte lei? Tre, in realtà. Perché l'unica che... Ah, no, questo è l'unica... Cioè, lei ti descrive da lì quelle che hai visto tutto. E in più ti fa vedere questa. Proprio ti fa vedere proprio questa. Sì, dove... L'unica che non ti fa vedere sono queste due. Zelda e il drago. Che però lo sai già. E te fai... Tra l'altro qui... Il mistero della pulcinella, bro. Ah, fermati, voglio vedere se c'è. Infatti, sì, magari c'è anche. Allora, sicuramente voglio provare. Ah, lì si va avanti. Lì è dove cammini poi con Zelda per andare da Ganondorf. Tanto apri. Ah, scusa, non si andava di là? No. Di qua è chiuso. Poi l'ho fatto oggi. Si va di là. Ok, quindi no. A me Attack on Titan mi ha annoiato un botto. Non so, ma vabbè, ragazzi, quello dei gusti. Sono gusti, ci sta. Per me è l'anime per ora meglio scritto in assoluto. È fantastico. È come si dovrebbe scrivere una storia. Avendo già il finale e poi andando a ritroso. Attack on Titan è quello. Diciamo che può non piacerti la storia. Però da un punto di vista di stesura e di soprattutto colpi di scena così ben scritti, io è dai tempi di... Non se neanche te. Da un punto di vista visivo, penso al tempo del sesto senso. Sì, esatto. Cioè roba di quel genere. Infatti, al solito potere... Panza dell'esilio. Eccoci arrivati.
E mi dai una torcia per cosa? È la quella di Zelda. È la torcia che teneva Zelda. Ma sì, la quella di fa torcia sacra. Sarebbe utile. Torcia che non si spenge mai. E per assurdo sarebbe pure utile. Comunque, so che non ci vengano, però. Che anche questa cosa qui. Io penso che poi quando. Come si chiama? Siamo fatti neanche niente per eliminare il miasma. Noi stiamo andando versione peta contro Ganon. Ho azzeccato tantissimo il titolo io. Questo sembra più uno scenario da Monster Hunter. Sì. Più uno scenario da Monster Hunter. Ma stato più salta che morbido. No, qui muori e tantissimo. Succederà qualcosa ora, vero? Vediamo il saggio. Ah, non arrivano cose, ma arrivano direttamente loro. Oh. Severo ma giusto. Eccomi, renderò orgogliosi i miei antenati. Forza, battimi sotto. Link, insieme proteggeremo i Rule. Non ha il blink però. Ranger assemble. Oh. Dai, me la fai fare davvero la battaglia. Io non. Oh. In che? Cazzo, grazie. Dato che Zelda potrebbe portarselo un fucile appresso. Zelda è un drago in questo momento. Ne dubito che possa portarsi dietro un fucile. È direttamente un drago, ma. Massimo potrebbe lanciare raggi di luce? Frecce pigliale. Posso dire. Schifo non fanno, no? Anche perché se ti stai riferendo al personaggio che controlla Mirko è Link, non è Zelda. Ma tranquillo, lo sbaglio, quello di scambiarli penso ormai sia una cosa che fanno tutti, anche perché giustamente il gioco si chiama The Legend of Zelda, non The Legend of Link. Ah, che bello, ora ti darà mossi sempre più difficili. Bello come Mirko riesce ad avere sempre le death sbagliatissime.
Scusami, dov'è la tipa? Va a pescare, va. L'altra stava a picchiare, capito? Scusa, se faccio qualche lui. Sì, puoi anche entrare su di lei. Comunque è rimasto il cannone alla tipa, visto? Allora sì, date a Link un fucile. Vabbè, abbiamo un golem. A che serve un martello se puoi prendere un fucile a cannone? C'è il fucile in questo, paradossalmente, Legend. E lo zaino non ha uno spazio infinito qua. Rotola. Già, non ci sarà più. Se non l'hai salvato, no. Andiamo tra le cose, c'è. Laser. No, è che sono io molto pignolo quando si tratta di Zelda, vai tranquillo Legend. A che punto? Wow. Non c'è fermi da battere, no. In realtà là c'era già. Punta Zelda. Ma cosa sta colpendo esattamente? Ah ok, stavo domandando se posso vederci qualcosa, no, oh, domanda. No, ha detto di no, ha detto puzza a culo e non devi. L'ho spento. Ops, scusa. Quello! Attacchi quello! Grazie! Buongiorno, gioco di merda! Grazie! Ma siete verso la fine della quest principale? No, penso sia proprio la fine questa, Simone. Anche perché quello che dovrebbe uscire è proprio il boss finale. Che idea banale. Eh? O almeno così deduciamo, Simone. Perché come diciamo più volte è la prima volta che ci giochiamo. Andiamo su. Muori. Andate e prolifiate, dai. L'unico problema, ripeto, è che non abbiamo niente per curarci. Quei cuori non li puoi curare, lo sai, vero? Lo so, infatti per questo sto cercando di stare lontano dalla battaglia. Ma questo mi sa che sono l'ultimo vedendo la barra del coso di demon. Penso ti faccia ricurare prima del boss finale. Sennò è un po' una merda, eh. No, mai successo in nessuno Zelda. In tutti gli Zelda c'è sempre qualcosa del checkpoint prima del boss. Tutti. In Breath of the Wild no. Per esempio. Vai a picchiarti, fine. Ti pacchi. Dovevi pensarci prima, se avevi qualcosa per salvarti. Oh dai! Una boss rush! Che palle! Ecco cosa non ho ritrovato io, il polipo. Dicevi Simone? Ah, ma li tengono occupati loro? Ah, ok, grazie. No, quindi fammi capire, i poteri unici di questo gioco non te le fanno neanche usare col boss finale, che stronzata. Anche questa era meglio Breath of the Wild, allora. Oh. Non ti fermare, Link. Ora è tutto nelle tue mani.
Ok. E andiamo. Ah no, dall'altra parte. Beh, senso, eravamo riporti verso la frontiera. Oddio, però per un attimo ho avuto veramente enorme paura, ci facesse spare nemmeno la boss rush combattimento con tutte e quattro i boss. Beh, sono così ritardati che ce la fai tranquillamente. Sì, ma è una rottura, una cacca di cazzi di livello incredibile. Fermati, quanto Demon Souls questo? Un po'. No, più che Demon Souls. No, è vero, sì. Demon Souls, se no, ti ricorda anche tanto cosa della prole oscura di Dragon Age. Ciao Ganondorf. Come va? Ah, si sta facendo le terme. Ostinata. Codardi spacciano la loro vigliaccheria per un desiderio di pace. L'autentico coraggio. Comunque stavi dicendo ti avrebbero fatto curare tutto. Infatti è una merda, se non è che... Vabbè, poi dovrebbe essere partito un salvataggio prima. Uno di veli automatici. Ti ha salvato di là al coso. In realtà potevi vedere se ti faceva fare il teletrasporto. Anche se conosco Nintendo ne dubito. Ma perché te l'ho detto, questo gioco è troppo Souls in, troppo Souls Directive. Cioè, e Link è un action adventure, ragazzi. Non questo. The Legend of Zelda è un action adventure, ma non dello stampo dei Souls. È un'altra tipologia di action adventure, no? O meglio, più adventure che action. Questo mondo deve tornare ai fasti di quell'era gloriosa. Comunque, come al solito, Ganondorf è fantastico. E comunque il più bello di tutti continua a rimanere quello di Twilight Princess. Sì. Per lorda! Anche se questo è più pari pari da quello di Wind Waker. Sì. Beh, l'autore di Wind Waker è sempre il solito effettivamente di questo. È di Skyward Sword, Breath of the Wild e... cosa? Dell'autentico re. Ma non ce l'ha la forma di Wayfarer. La nascita di un mondo nuovo. E questa è la fase 1. Vabbè. Ah, è come Skyward Sword. Devi schivare. Indietro. Non neanche saltare. Perché devi prendere solo il tempismo, non cominciare a rompere il cazzo. Invece a destra sicuramente. Lo fai troppo presto, Mir. Salta, salta! Mirko, forse non hai capito, lo devi fare te quello, se no non lo colpirai mai. È come Skyward Sword. Ma
Questo è esattamente il combattimento di Skeletor Sword. Ok, questo di lato. Con questo stai a distanza, che lui ti carica e lo è più facile da schivare. Vabbè, ah, questo è il solito di... Vergogna. Lato! Ah, no. Ti preoccupare almeno, però. Bravo. Prima fase. Siro mezz'ora. Ripeto, questo è Skeletor Sword 1-1. E la luce incazzerà e risveglierà i poteri. Ho non mi sentivo così. Il mio corpo desidera scendere in battaglia. Ma questo non è che un misero riscaldamento. Ci vuole ben altro per soddisfare la mia insaziabile sete di sangue. E ovviamente sarà più potente lui. Ovviamente non ci sta nessun cibo, niente, però. No, no, c'è un cibo che ti ricura con... E la Madonna? Chiudiamo la questione. Questa volta non mi accontenterò solo del tuo braccio. No, vedi, antibiasmo non ce l'ho. Anche perché non pensavo che succedesse questo, Mirko. No, ci deve essere il cuoricino, non ci fa niente antibiasmo. Lo scudo. Vai in ordine. Usa in ritardo, Link. In un cazzo. Gioco, Dio Cristo. Questo di lato uguale. Vabbè, tanto ci abbiamo le patine. Dovrei avere le patine, sperando che non l'ho consumato e non me lo ricordo. Salta. Cazzo! Gioco, non vedo un cazzo! Io... sì. Quella gran puttana di tua madre! Che cazzo che... Dov'è l'arma? Non vedo un ca... Aspetta, la difficoltà è quella, mi detto, dai, su. Ora, ti stai arrabbiando per niente.
Se sei ricurato mi incazzo. Ah, oh, meno male. La spada. La spada. Mick, ci ha levato un cuore. Sì, più lontano, vabbè. Mi sei sul cazzo completamente. Quello mi sa che devi fare ferri quando fa quello. No, c'ho quello dell'arco, Mirko, io. Ora, schiva all'indietro subito. E invece. Mi ha preso comunque, eh. Dei parasole tempismi, non è difficile, Mirko. Almeno così mi sembra. Vedi? Questo quando ti lancia... Ah brava, almeno smette di fare quello. Ah, perché quello devi farlo di lato, Mirko, non di... Poi invece questo all'indietro, devi vedere come mette il braccio. È come un solso in questo momento, Mirko. La prova a fare perre quando fa così, tanto lo sbilancio uguale. Quella era di lato. L'ho detto, guarda come mette il braccio. Ma che più faccia di... Vai. E sperando che ci sia la fase 3, ma sicuramente conoscendo il gioco, sì. Questo è di lato sicuro. No, non scende indietro. Salto tutti qua. Ma mi metto, mi devo far saltare indietro. Vedo più, vabbè.
L'unica cosa che non mi sta piacendo è che sembra troppo solziliano il fucile di boss. Questo è un cazzo con Zelda praticamente. Tanto ci sarà un'altra fase, quasi sicuro. Forse. Ma io sono un eroe. Ah, diventa un drago? Ah, ora combatteremo con Zelda, vero? Oh. Mi indovina, ora combatteremo col drago? Oh. No. Ah! Ora si spiega il simbolo, i due draghi, come Ouroboro. Perché sono Ganondorf e Zelda. Sono le 9. Dimmi se è successo. Ora qui avrebbe senso se ti curasse. Direi di sì. Comunque buonasera Indy. Ora cosa mi fai fare adesso?
Un cazzo di drago. Come si fa? Tanto non ho capito cosa. Dov'è? Ah, eccolo. Zelda? 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 Ah, grazie Zelda, intanto mi piace perché... Questo è Zelda. È un boss di Zelda, non la merda di prima. Enigmi fatti a boss. Devi capire come funziona, devi essere abbastanza bravo per farli. Non la merda di prima, inguardabile, una schifezza senza senso. Sì, scendi, scendi. Dov'è? Se ditemi voi se è possibile essere avere molta meno fatica ad ammazzare un cazzo di drago ancestrale piuttosto che la sua versione umana. Penso questa sia una delle più grandi schifezze che ho mai visto. Prima era un Souls che non è Zelda, cioè, ma se io voglio giocare un Souls mi compro un Souls, non mi compro Zelda, cioè Tears of Kingdom, raga. È solo fatto strano io, ma... Oh, qui di... eccolo lì. Sono fatto male io, Ma ho sentito un lag giù, che è successo? È che questo è un boss Zelda. Perché? Cioè, ti rendi conto? Io questo l'ho già quasi finito. Cosa devi fare? Questo. Basta, dai, su di lui e distruggi i buboni. Metti, ti spiego. Fermati, metti la paravela e poi... Perché te non ti ricordi il boss finale di Breath of the Wild? Allora, ti spiego. Attivo la tua memoria. Breath of the Wild era esattamente come questo. Il boss era in due macro fasi. La prima era quella che andavi dentro il castello, che ti buttava di sotto, e guarda caso era abbastanza simile a dove hai combattuto prima. Vabbè. Ovviamente più grossa, dove c'era la calamità Ganon, ma versione, come si chiama, robot ancestrale, che se ti ricordi, che anche quello fu una rottura di coglioni. E poi c'era la seconda fase, che era la calamità Ganon, che era il gigantesco cinghiale, ed era Zelda, perché te eri sul cavallo che dovevi fare una determinata, aspettare determinata cosa, colpirlo, lui scendeva, cascava a terra, lo menavi e ripetere cose per 8 volte. E quello, c'era la fase Souls e la fase Zelda. E mica perché non se lo ricordava. Sì, infatti il boss di prima era letteralmente un Souls. Poi,
Ma io qui come si capisce cosa devo fare? Aspetta, cazzo! E se c'è il finale lo voglio guardare con Mirko? Mirko, sei sempre lì? Io non so se... È vero, torna in home. Sperando che mette in pausa, perché se c'è il finale lo voglio vedere con Mirko. Ma esattamente, quindi, dimmi se sbaglio. È esattamente come Breath, anche questo è esattamente come Breath of the Wild. C'è la prima parte del boss che è un Souls-like e la seconda fase che è un tipico Zelda. Dimmi se non ho ragione. Ora, Indy, in cuor tuo. L'altra cosa, Indy, gli ricordo che gli è scaduto l'abbonamento. No, vabbè, se l'hai fatto a qualche altro canale va benissimo. Ora, Indy, tu che l'hai giocato, dimmi se avevamo torto. E questo non è altro che una gigantesca e mastodontica espansione di Breath of the Wild. Altre cose, un seguito dove letteralmente non serve un cazzo aver giocato il precedente, ma un cazzo di niente. E Nintendo ha detto che questo è un seguito diretto. Ragazzi, giocare... è un'espansione. Ah, giocare questo... allora io comunque sto riniziando, perché ragazzi, per quanto non mi piace questo andazzo, è comunque uno Zelda e siccome l'ho tirato molto molto, è stato molto molto rushato questo gioco, ragazzi, perché volevamo portare il meglio possibile la questline principale. E io, siccome sono un bambino speciale, questo non è un seguito diretto, è un altro sì. Ora, se non mi fanno vedere qualcosa che avvalori la mia ipotesi con il finale, il voto che gli vorremmo dare si abbassa. Perché stasera vedrete letteralmente, abbiamo discusso anche ieri sera su queste cose, quando parleremo e faremo la recensione, il gioco si dividerà, il voto sarà letteralmente splittato in due parti, ci sei? Anche questo, esatto, questo è un classico degli Zelda che ti dà il tasto finale. Sì. Cioè, a me la cosa che mi fa più ridere è la parte di lui, versione drago, che dovrebbe essere overpower, è una puttanata in confronto al pezzo di prima. Ma perché? Cioè... perché questo è uguale agli altri boss. No, ma la cosa che mi fa incazzare, no? Se fosse stato prima questo e poi pian piano mi diventa più difficile perché magari appunto c'è gli altri boss che ti vanno dall'altro, cioè fosse stato un puzzle dinamico, cioè... ok, ma la parte finale è: ti butti in picchiata, attacchi 3 volte un bubone, ripetere 4 volte. Cioè, questo è un boss. Ma nemmeno vecchi Zelda facevano sta roba, Cioè, vabbè. Questa è una minchiata. Quello di prima era un Souls. È un boss da Souls.
con però perché c'è le armi e gli scudi che ti vanno in frantumi, a differenza dei Souls. Sì. Cioè, che c'hai pure da metterti lì. Non c'è, e lì purtroppo neanche puoi dire, la Master Sword è l'arma più potente che potresti avere probabilmente contro lui. Forse, perché, non se, perché noi non abbiamo provato ad attaccarlo con le altre. E vedere sì. quanto danno li facevi, perché probabilmente, li facevi anche di più. E la ma sì. E ora è la mia domanda, ora voglio vedere, perché a me mi sorge la domanda delle domande, no? Ora lui esplode, non c'è più. E i mostri? I mostri dovrebbero scomparire perché l'ha creato lui, perché ma sono sua. Perché te lo fa proprio vedere che è lui, come ad esempio, che manifesta esatto. i mostri. Poi l'altra cosa che mi fa ridere che fa, trova Zelda. Bello che noi l'avevamo già scappato, l'abbiamo già trovata da un mo', perché quella cosa non è ancora attiva come questa. Sì, però se se ne va la mano noi rimaniamo senza braccio. O ritorniamo indietro. Non avrebbe senso tornare indietro adesso. Quante vibes da Ocarina. Già, perché lei ha il potere del tempo. Questo fa Ocarina of Time e anche Abyss. Ah no, è vero, perché anche lui aveva il potere della luce, per esorcizzare il male. Dragon Ball! If to the ground, bro. Boom. Non riusciamo ad andare oltre gli anni 80. Sì, quindi ha una cosa significativa. No, levaci probabilmente, raga. Questo è già il GOTY. Trovatemi un altro gioco che uscirà quest'anno che può arrivare a la botta mediatica, i voti che ha avuto questo gioco. Quale altro gioco c'è che esce quest'anno ci può arrivare? Intanto è scontato come lo era il... Come per me non lo era Elden Ring ai tempi in cui ha vinto GOTY, non lo è neanche quello, ma lo prenderà, è chiaro, cioè... Cioè meglio, per noi è così scontato che neanche mai neanche lo guarderemo, sappiamo già che vince praticamente. Infatti mi interesseranno le altre categorie, sì. ma non... Chi va in nomination, quello mi interessa di più. Sì. Perché vuol dire che anche lì c'è stato apprezzamento del pubblico. Mm. Io quest'anno spererei che almeno Hi-Fi Rush venga qualche premio rivelazione. Sì, premio rivelazione dell'anno. Oh, dai. Io, cazzo, più emblematico del rivelazione dell'anno quanto Hi-Fi Rush. Cioè, non so che cazzo dovrebbe fare un gioco per essere il gioco rivelazione dell'anno. Cioè, preso, buttato dal nulla. Ma scusami, io c'avevo l'armatura. Ma te lo devi prendere la devi prendere a torso nudo. Scusami. Non stiamo giocando uno shoujo manga. Cioè, con gli occhioni sbrillucciconi. Quello di prima non era Dragon Ball dell'85, l'82. Con la manine, con le manine unite per fare l'onda energetica più potente. Vabbè, c'è bisogno di fare anche queste cose qua. Ora è diventato un interactive drama. In realtà preferisco questa cosa a tutto il resto che ho usato finora. Cioè, questa è molto emotional. Il problema è quello che c'è dopo.
Allora, Vinsogno, questa se successa in realtà loro due sarebbero Peach sarebbe il lago rosso. Ma secondo la fisica di Zelda puoi saltare a qualsiasi altezza, nell'acqua non ti fai niente. Ti ha insegnato il gioco. Perché te non sai come si comporta l'acqua di Irula. No, dico, c'è la scusa più semplice utilizzata da tutti, è un fantasy. Esatto. Non sai come si comporta fisicamente l'acqua di Irula. Diciamo, corpo lanciato da molto in alto. Lo sa che adesso avremo un Link con il braccio. Ora è tornato normale. Come? Quando è tornato normale? Come? Mi ha fatto un trapianto di braccio. Come? Ecco, è come magicamente potere, lui non ha avuto un potere di fermare Gandalf, ma il potere di ritrasformarti umano in un drago millenario. Come? Questa è Nintendo Stacce. Quindi non c'è un po' scale. Zelda Lullaby. Ma se come Breath, non c'è un po' scale. Se è un come Breath of the Wild dovrebbe esserci il rifare iniziare prima del combattimento. Com'è così basso? Sto ancora sognando, vero? Ce l'hai fatta! Oh, Link, ce l'hai fatta! Adesso un momento strappa la camera. Però... Mirko, io ce l'ho bassissimo! Cioè, senti con queste! Con queste non ti sento un cazzo! Te li vedi? Guarda! No, meglio quello. Aspetta. Sinistra destra, lo sai che sono un bambino autistico. Quest'ora a sinistra ti dovevi tenere la testa. Sono caduta in un sonno profondo. Comunque, senti più basso di qua. Fino a quando mi sono sentita. Ah, sono troppo io. No, no, è che ma ne metti solo un pelino. Il primo mi stava distruggendo quando c'era le cuffie. Ora, perché il castello continua. Sì, infatti, la domanda è: il castello vola? Ah no, effettivamente è vero, perché il castello non sta volando. È appoggiato su una colonna enorme. Ah, è vero. Lo sappiamo. Lo sappiamo. Vabbè, però lei non. Cose da raccontarti. Non te lo immagini. In realtà sì. Oh, Link. Sono a casa. Sta scena da Gal Game. Ma l'avevamo già trovata. Era un po' dragonica, ma l'avevamo già trovata. The Legend of Zelda. E poi questo è come inizio. Infatti questo è Lost di Tears of Kingdom. Le lacrime di un regno. Non lo so. Sì. Mettiamo la Master Sword. Ma anche questo non c'è in Skyward Sword, una cosa, un pezzo del genere. Ah no! Questo è in Between Works. Ti ricordi il finale? Già, tu non l'hai mai giocato. Questo è di Between Worlds. Queste cose mi mandano le matti, vabbè. Però qui c'era la triforza. Miei cari amici. Avanzata, ragazzi, le cose ancestrali. Perché sapete, desideravo tanto mostrarvi Rule da quassù. Io non sono mai stato in un posto tanto in alto. Già,
Hai visto che panorama? Ho detto montagna, la montagna più alta di tutto il paese. Siete stata quassù tutto il tempo, vero? Sì. Anche se purtroppo non mi ricordo. Non proprio. Non avrei mai immaginato di poter fare ritorno in questo posto. Questa è solo una mia teoria, ma il potere della luce di Raoul e quello del tempo di Sonia. E quello del tempo l'aveva ingoiato Ganon, ma è Link che lo ha reso possibile. Tanto effetto. Addio. È il momento di dirsi addio. Minero, no! Ce l'avete fatta. Il fardello che vi avevamo lasciato in eredità non esiste più. E grazie a tutti voi, ora il mondo è salvo. Finalmente posso raggiungere Raoul e gli altri. Cosa? Tutti noi qui riuniti promettiamo di sostenere la principessa. Lo farò sapere a Raoul e Sonia. Oh, Minero! In guarda caso lei va via, ma là dietro c'è uno Sheik. E riferirò anche della tua gratitudine. E poi tra le altre cose, quello è troppo il simbolo degli Sheik e non avete fatto niente per far sembrare che possono essere. Cioè, tanti di quei dettagli che la comuni alta roba. Sua Maestà Raoul, la Regina Sonia, Minero, gli antichi saggi, tutti loro avevano un sogno. Avere un sogno. Non cercavano solo un'effimera tranquillità. Desideravano per Hyrule una pace duratura. E affinché quel sogno diventi realtà, ho bisogno di tutti voi. Perché è solo così che ce la faremo. Insieme. Vai col potere dell'amicizia. Anche se poi tanto il culo ce l'abbiamo dovuto fare da soli.
Ecco, ora ad esempio, no? Noi abbiamo finito, giusto? Sì, come hai detto. Guarda. Rimette esattamente prima di... il combattimento con Ganondorf. Quindi ti danno la possibilità, volendo, di fare tutto, potenziarti a bestia e poi ok, però vieni a rifarlo adesso. Infatti. Le art però sono fantastiche. Ma che qui questa che cazzo li vuoi dire? Ed ecco chi abbiamo conosciuto nel nostro viaggio. Ovviamente quelli più importanti. In realtà ci sono stati tante altre persone. Ad esempio lui lo vedi che fa dice molte cose in Iron Warrior. Sì, vabbè. Non è che questa è la linea temporale di Iron Warrior? Non può essere. No, perché no, se no ci sarebbero ancora i campioni. Beh, lei doveva continuare la quest del sottosuolo che poi è finita lì. E la nostra regina Zelda. Comunque, direi che si può chiudere e adesso... andiamo a parlare. Ora parliamo del gioco. La coerenza narrativa non gli importa più di... allora ragazzi, la coerenza narrativa è che la gente l'ha voluta a forza una linea. Allora vi svelo un segreto: per quanto Nintendo ci abbia marciato sopra e ha fatto credere a tutti che ci sia in realtà un continuum temporale di tutti The Legend of Zelda, la realtà più ovvia e palese è che sono come i Final Fantasy. Ogni The Legend of Zelda ha la sua Iron, ha la sua storia, ha il suo eroe. Sono tutte slegate dall'uno dall'altra. Non c'è un cazzo uno un cazzo dell'altra. Tranne alcuni che sono proprio sequel ma te lo spacciano in faccia. Allora. Sì, ma qui il discorso vale comunque. Cosa? Che comunque non ha neanche continuity. No, 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 ma infatti qui, allora, mi spiego. Allora, Mirko è incazzato perché gli ha fatto cagare la parte prima del boss e la seconda invece gli è piaciuta. No, allora, no, non è il discorso del prima parte e seconda parte del boss. Raga, parliamoci chiaro, narrativamente parlando, dopo. Allora, partiamo del... stavolta partiamo col voto generale. Oggettivo. È un prodotto non discreto, non buono, è più che eccellente, è un piccolo capolavoro di game design, di art director e di engineer, di ingegneria su per quanto concerne un prodotto di questo medium. È fantastico, non so, è il, per me è la stessa magia che ha fatto Rockstar come mettere Red Dead Redemption 2 su PlayStation 4. È un capolavoro. Cioè, tutto ciò che c'è dentro quella cartuccia, non sai come cazzo hanno fatto a metterla dentro quella cartuccia. Se prendiamo il prodotto, appunto, nudo e crudo, semplicemente dal punto di vista ludico, è un cazzo di gioco eccellente. È un'eccellenza. E per quanto prodotto ludico, 7,5-8 non glielo leva nessuno. Allora faccio una premessa: 7,5-8 secondo i canoni nostri. Se non sapete quali sono i canoni nostri, c'è letteralmente un video su TikTok apposta. Esatto, datevela a guardare. Poi questo è quello che vi diremmo noi se la gente ci chiederebbe: vale la pena comprarlo? È un buon titolo? Se c'è problemi di sorta, ok, qualche glitch ce n'è tantissimo in questo gioco, e chi vi dice il contrario non l'ha giocato o non si è messo a fare roba particolare, perché in live e io fuori dalle live, quando gliel'ho fatto vedere a lui, ne ho trovate a chilotoni
Levato questo, se mi dicono, ragazzi, conviene oggi comprarsi una Nintendo Switch per Tears of Kingdom? La risposta è sì. Perché è un gioco... Fermati, se non conoscono Zelda. Perché comunque, Mirko, per quanto non è piaciuto a noi, è comunque... No, no, hai ragione, ma indipendentemente ti direi, no, conviene per Breath of the Wild, comunque. Sì, aspetta. No, ti dico per Tears of Kingdom per... Ah, sì, ok. Allora, Tears of Kingdom, Mirko, sai come lo vedo io? Per me è un po' l'equivalente di The Last of Us Parte 1. È la versione migliore di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ti spiego. Per contenuto, se vuoi qualcosa di ciccioso, se vuoi loot, anche comunque dal punto di vista grafico e come è stato comunque ottimizzato, ma perché questo è proprio per Switch... Perché la gente si dimentica sempre che Breath of the Wild era un cross generazione, perché era un gioco del Wii U che poi è stato... Sì, però è uguale, cioè a me personalmente se uno mi viene... Sì, sì, anch'io gli direi, cioè... gli direi Breath of the Wild, però la gente mi fa, guarda, siccome... Oh. Però così... Sì. Poi... Cioè, non è un sarei così strozzo da consigliare. Questo è il prodotto, se una persona che lo dovrebbe fare, infatti se no si va troppo veloce, lontani, Mirko, una persona che dovrebbe dare un voto, un professionista... Ok ragazzi, nella carta, nel modo più oggettivo possibile, è un gioco, questo lo do proprio netto io, perché lui è un po' discordo, ma penso mi dà lo stesso, è un gioco da 7.5. Perché? D'accordo. Perché è un sequel, comunque non innova niente, aggiunge qualche cazzatina quella, poi... Aspetta. Anche perché se n'era parlato giusto qualche giorno fa, ieri l'altro. Ieri sera. E io avevo detto addirittura, guarda, per come è adesso 8, per come c'è stato il finale 7.5. Sì, infatti, allora 7.5. Poi adesso questo è per i consigli per l'acquisto. Questo 7.5 mettetelo come consiglio se acquistarlo o no. Sì. Poi arrivano i recensori, sempre in modo oggettivo per ora, ragazzi. E vi andiamo a analizzare di più. The Legend of Zelda Tears of Kingdom vi viene venduto a 70 carte come sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Scaliamo mezzo punto. Non è un sequel, è un'espansione. Mappa stessa, stesso modus operandi di Breath of the Wild, stesso inizio, stessi modi stesso identico tutorial, addirittura stavolta anche allungato. Perché vi ricordo che la torre sì, e sì, la paravela. Sì. No, più che altro perché la torre e la paravela la prendete direttamente nelle cose dell'origine. Poi, dal punto di vista ancora più oggettivo, se lo giocate, noterete una cosa che ha nettamente inferiore a Breath of the Wild: non ti lascia libertà. A differenza di Breath of the Wild, che è finita. L'altro piano delle origini, fai letteralmente quel che cazzo vuoi. Guarda, Tears of Kingdom ti illude dicendoti, guarda, è come Breath of the Wild. Il cazzo. E già questo lo porta indietro. Non è un seguito. È un'espansione dove hanno voluto mettere una mole di roba. Perché? A me non stava venendo giusto una domanda adesso. Ma, ok... Se arrivi, c'è anche qualcosa col glitch che ti puoi buttare di sotto senza morire. Ma comunque a Ganondorf come ci arrivi? Perché poi c'è i pezzi in cui dovrebbero spuntare loro a darti una mano, non ci sono. Cioè ti devi fare tutto l'orda dei mostri, più fatti 4 boss che ti arrivano addosso. E la gente si droga. Probabilmente sì. Perché la mia domanda non torna proprio finale. Infatti secondo me no, si glitcha il gioco. No, è come Breath of the Wild. Tu puoi andare da Ganon senza liberare tutti. No, Andrea, è completamente diverso, ti spiego, perché in Breath of the Wild al massimo non usi i guardiani che tirano il laterone contro di lui. Ma i campioni non ti vengono mai a darti una mano. Te le fai da solo. In combattimento. Sì, ma non hai capito. Lì c'è proprio tanto di cascelle e tutto con loro che arrivano lì. E non lo so cosa. Cioè, arrivano direttamente su di da Ganon. Non lo so se l'abbiano studiata questa cosa. Perché hanno fatto vedere solo che puoi andare sotto. Poi se è possibile finirlo, non lo so. Perché effettivamente, come ha detto Mirko, ne dubito. Perché qui quattro campioni, almeno i cinque campioni, cioè scusatemi, saggi,
ti servono, a differenza di Breath of the Wild, che effettivamente sbloccare quattro colossi per affrontare la calamità non ti serve un cazzo. È perché i colossi fanno solo un'unica cosa: li levano metà energia, ma te volendo ci puoi andare senza e te la fai energia completa il boss, infatti, la prima parte. Bene, quindi già qui è un passo indietro. La narrativa non ci siamo proprio, ragazzi. È assolutamente, se io avevo detto che Breath of the Wild era il peggior sistema narrativo che avevo mai visto in The Legend of Zelda, Tears of Kingdom mi ha fatto cambiare idea, perché vedendo come l'hanno strutturata qui, Breath of the Wild è un piccolo gioiellino silenzioso, ma se riesci a capirlo effettivamente, cioè, mi ci è voluto Tears of Kingdom per capirlo. Cioè ragazzi, cioè, allora, Nintendo non sa fare storie, no, non sa fare storie per la Pro World. Esatto, cioè, ragazzi, per farvi capire, i quattro popoli è indifferente quale tu scegli, perché sarà sempre costantemente la stessa storia. Ma oh, c'è il tipo, l'aiuto che sentirà la vocina del vecchio saggio. Oh, abbiamo liberato il saggio, adesso che pensa, ma tu diventi il nuovo saggio e il saggio ci dirà, oh, ai tempi antichi insieme a Raul, la sentita la sentirai per 1, 2, 3, 4, 5 volte la stessa identica frase. Un po' Mineru che ci mette un pezzo leggermente, o meglio, Mineru è quello che vorresti vedere da un saggio, esatto. Gli altri quattro prima sono un copia e incolla completamente inutile, quantomeno in Breath of the Wild era bello perché era pensato che dava completamente libertà al giocatore. Tu qualsiasi sceglievi, era bello perché non ti dava un'infarinatura del passato, ma ti faceva vedere il legame che ha avuto, siccome Link non si ricorda più niente, il legame che ha avuto Link con il campione, ed era bellissimo. Poi le lacrime del drago, spoiler. Esatto, oscene, se perché tu per sbaglio le fai prima di arrivare a quando ti chiedono loro di recuperare la spada, cioè la spada che esorcizza il male, praticamente ti sei rovinato la fine, perché sai già che il drago è Zelda, ovviamente ti riprendi già la Master Sword e praticamente te ti sei rovinato l'unico plot twist. Quindi già anche lì fai Nintendo, allora non lo metto open world, ridammelo come erano prima a open map, faccio pezzo per pezzo e me lo rifai in stile Metroidvania. Non come, perché la formula ibrida, te lo diciamo già, Nintendo non funziona in nessun modo. Poi e quindi 7.5 diventa 7 e diventa 6.5 per questi due problemi. Poi e ragazzi, dal punto di vista oggettivo, quindi se andiamo a vedere con queste carenze, poi ragazzi, per il resto l'arte director è bellissima, per il combattimento, poi è vero, andiamo a vedere le tante cose bellissime decantate, i nuovi poteri, raga, sono rivisitazioni dei vecchi che fanno cagare la merda, cioè raga, però quello è gusto personale, quello è gusto personale, è vero, ma che vi siete accorti che a differenza di Breath of the Wild, dove la gente faceva vedere sì le skill o vi faceva vedere cose carine come sconfiggere un nemico, i segreti, là qui non trovate altro che mostri creati con il compositor. Dov'è Zelda? Dov'è The Legend of Zelda? Porca di quella mignotta, dov'è? Io ho visto Minecraft. No, questo, ragazzi, questo non è un action adventure, questo è un cazzo di sandbox. Magnifico, sontuoso, tipico di Nintendo, forte. Ragazzi, quello che stiamo dicendo noi in questo momento è che dovete sempre paragonarlo a Nintendo e al brand The Legend of Zelda. Raga, questo... E comunque, ragazzi, se leviamo queste cose, noi lo dovremmo passare il voto a 6, 6.5. Rimane 7.5, ragazzi, il valore 7.5. Questo è, abbiamo detto, le criticità oggettive del titolo, e qualsiasi altro professionista che viene a dire che non ci capiamo un cazzo, amico mio,
hai dei problemi. Non stiamo parlando di gusti personali, ma stiamo parlando di cose prodotte. Ragazzi, voi giocate Tears of Kingdom e giocate Breath of the Wild e vi accorgerete come Tears of Kingdom vi indirizza dall'inizio alla fine. Non avrete mai veramente libertà di fare le cose. Hanno alzato inspiegabilmente la difficoltà. La cosa dei corni è una cosa orribile, neanche spiegata di gameplay, neanche hanno trovato un minimo. Ah, e più è vero, parliamo della cosa più eclatante e più oscena, perdonatemi il termine, è proprio la narrativa. Io e Mirko c'è una cosa, l'abbiamo detto dall'inizio, che abbiamo sperato col tutto il cuore, che in fondo ci mostrassero che questa è un'altra linea temporale. Invece no, è proprio un seguito di Breath of the Wild. Addirittura qualche anno dopo, che non coincide però gli eventi di Breath of the Wild. Peccato che c'è dei paradossi enormi. Cioè, raga, giusto per farvi un esempio della roba vista stasera, la tizia dell'Isceica che dice: oh, incredibile, questa isola che vola nel cielo, Atossia, voi Sheikah avete creato un uccello mastodontico che vola e fa il cacciabombardiere. Di cosa stiamo parlando? Ragazzi, cosa cazzo stai dicendo? Ricordiamo le tavolette, le tavolette dei cosi dei ancestrali che creano oggetti con un click, bombe. Cioè, raga, di cosa stiamo parlando? Cioè, che bloccano, ragazzi, che bloccano il... Ok, io con la mano lo riavvolgi, ma già le tavolette bloccavano il tempo. Per raga, far capire. E cioè, quindi come ti fa a meraviglia un'isola nel cielo? Ragazzi, voi avete creato cacciabombardieri, iguane giganti, elefanti grandi quanto mezzo continente, un gigantesco dromedario che spara raggi della morte. Cioè, è veramente, cioè, penso la cosa che meno fosse meravigliosa sono le isole nel cielo. Ragazzi, per farvi capire, sì, all'inizio ti dicono: c'è voluto un casino di progettazione perché la cosa più complicata che ha fatto è queste torri di guardia. Ma ragazzi, erano le torri ancestrali che erano già, avevano già fatto la topografia di tutto. Ma infatti, ripeto, avrebbe avuto senso tutto quanto se non ci fosse stata quella cazzo di scuola alla città, al villaggino. Perché se non ci fosse stata la scuola che effettivamente ti dava la prova tangibile che la guerra delle che la battaglia di Lizora, Lizora, perché poi trovi la statua di Mipha. Ma la statua di Mipha messa lì può esserci per un milione. No, te lo dicono che Mipha, che è l'eroe che ha combattuto durante la calamità. Sì, ma ripeto, quello bastava cambiare una frase. Ma il cazzo di scuola nell'isola non mi ricordo. Sì, cioè, nel villaggio che non è Finterra. Quel tizio che ti insegna che della guerra della calamità. Quindi la guerra della calamità c'è stata, esatto. Porca di quella puttana. Link si è mappato tutta Hyrule con le torri che voi Sheikah avete costruito mille anni prima. Quindi cosa mi viene a dire? Ah, la mia più grande invenzione, queste torri esistono già. Esistono già, l'hanno già fatte. La guerra della buongiorno. Ah, poi altra cosa che, ragazzi, la gente tutti a sommelier della fica, del cazzo, praticamente fa: ma c'è tutta sotto, ragazzi. A parte per due templi, a che cazzo è servito di trama? Rispondiamo tutti insieme? A un cazzo di nulla! Sapete cos'è realmente il sottosuolo? È un gigantesco mega data save di fanservice, perché ci sono tutte le tuniche degli eroi più iconici di tutta la saga di The Legend of Zelda. Tutti. Ragazzi, ci sono, sono tutti lì dentro. Quindi, oggettivamente, 7.5. Delle criticità abnormi, personalmente nettamente inferiore a Breath of the Wild. È comunque un titolo piacevole da acquistare, quindi andiamo a facciamo proprio come fanno le cose. Cosa 7.5. 7.5 pro. È un gioco pro, ottimo open world, un gameplay fluido,
possibilità di fare molte creazioni, di essere molto estroverso, esatto, dal punto di vista di gameplay, sì, e quello per quello, sì, cioè, da enormi possibilità, e soprattutto un estro artistico è invidiabile. Un estro artistico, un game director, ragazzi, invidiabile, di invidiabile, punto, esatto, di estremamente contro. Non è un sequel, è un'espansione camuffata, la narrativa peggiore mai vista in un The Legend of Zelda, e meccaniche aggiuntive, meccaniche nuove aggiunte che praticamente non servono un cazzo. E di nuovo l'inserimento di tutte quelle criticità derivanti dal titolo precedente, che si è portato dietro: distruttibilità delle armi, distruttibilità degli scudi, che ti già, è vero, un altro scontro grosso come una casa, menu indecenti, cioè come si dice, user interface, cioè il fatto di passare da un menu all'altro è un degenero, è un disastro. Ma vogliamo parlare anche quello fa, ora vi ho messo il tastino in su che potete scegliere veramente velocemente, sì, però con 50.000 oggetti, che è una cosa inutile, sì, infatti l'hai messo nel modo più fastidioso possibile, sì, infatti neanche hai messo un coso di mettere sulla mappa, cioè sul coso di scegliere preferiti, mi ci metto, vabbè, e questo è quell'oggettivo, lo prendiamo, abbiamo una scatolina, lo mettiamo dentro. Ora partiamo con quel soggettivo. Parto io, farò molto veloce, partirà Mirko e poi vi diremo perché questa, la miniatura che vedrete domani, avrà due simboli splittati, perché è quello secondo noi che si merita questo titolo, perché è quello che poi alla fine è. Allora, soggettivamente per me è vi dico solo che mi ha fatto rivalutare Breath of the Wild. E Breath of the Wild per noi è stato un flop. Allora, per noi, allora, per me, io ve lo ridirò, ragazzi, solo da fan, qui è solo soggettivo, quindi attenzione a non cagarmi il cazzo. Breath of the Wild per me è il peggior, è il più noioso The Legend of Zelda che ho mai giocato ad Ed. Addirittura è riuscito a superare Spirit Tracks, che è quello che mi ha annoiato più di tutti. Ma giocando Tears of Kingdom, che tra le altre cose ora rifarò tutta una run per cazzi mia, perché mi dà fastidio non aver visto tutto. Per quanto non mi piaccia il gioco, mi dà fastidio aver lasciato la roba a metà. Allora, non so come definirlo. Io più mi sforzavo di trovare qualcosa di piacevole, più mi sforzavo di entrare nel gameplay del gioco, più ne avevo la nausea. Non ai livelli di Assassin's Creed Valhalla, attenzione ragazzi. Perché più giocavo e più facevo... Dov'è l'effetto wow che mi ha regalato ogni singolo The Legend of Zelda? Ed è un problema che mi sto portando dietro da Breath of the Wild. In questo, addirittura, mi sono sentito anche proprio preso in giro, perché Nintendo qui, per i fan... gliel'ha proprio piantato bene nel culo, perché ci ha messo quelle vibes che ti faceva ricordare i vecchi Zelda. Ma cazzo, ci hanno messo la narrativa più attiva, quindi probabilmente si può, forse sono tornati e hanno fatto un passo, no, l'hanno reso ancora più bulimico, raga, cioè, la gente si è bagnato, hanno messo le grotte, le isole nel cielo sono un fanservice a Wind Waker, perché lo sapete cosa servono le isole del cielo? A trovare le mappe per il sottosuolo e le sferine per potenziarvi i saggi. Quindi le isole del cielo non sono una mappa in più, sono dei sacrari. Sì, sono uguali. Sono sacrari che non ci sono nel sottosuolo, cioè non c'è... Ah, che tra l'altro cosa, il sottosuolo, ho fatto tutte le radici, non ho preso niente, almeno in Breath of the Wild quando fai tutti i sacrari ti dà l'armatura delle terre selvagge, tra le altre cose. Io non so cosa ti diano qui come armatura, meno in Breath of the Wild ti danno l'armatura dell'eroe delle terre selvagge. Io spero che l'armatura, spero vivamente che non sia l'armatura quella che diventi un gatto se fai tutti i sacrari, perché sarebbe una presa per il culo, cioè l'armatura che mi dai e mi trasformi in uno zonai? Che cazzo di senso avrebbe? Cioè, l'eroe degli zonai? Perché ho avuto un braccio che mi è stato messo... Cioè,
Anche qui poi altra cosa, questi The Legend of Zelda si vede che sono letteralmente, quello che mi ha fatto cagare di più è che è palese che Nintendo abbia letteralmente fatto un reboot. Sì. Cioè con questi due, Breath of the Wild e Tears of Kingdom, cioè Nintendo fa, ok, avete presente tutta l'epoca d'oro, la cosa più bella ma che abbiamo mai creato? Bene, ci abbiamo cagato sopra e d'ora in poi avrete questo. Un altro brand che probabilmente andrà a finire a scappare. Molto bene, perché io ve lo dico, allora, se il prossimo The Legend of Zelda è così, ecco. E noi abbiamo ancora un canale, raga, cominciate a fugarvi nelle tasche perché tirate fuori voi i soldi, perché io se mi devo giocare un'altra cosa oscena così, piuttosto mi do fuoco. Io Breath of the Wild ce l'ho andato con tutte, cioè io ragazzi Breath of the Wild e Mirko eravamo hypati a palle di cannone per perché colpa dell'influencer. No, per colpa della base. Perché comunque la base di Breath of the Wild mi piaceva, base, ci stava. Era solamente sbagliato il sistema di narrazione e le armi di Pongo. Cioè, e il sistema proprio rewarding legato anche a questo. Ah, che ragazzi, volevo parlare. Sì, hanno aumentato in modo sproporzionato le queste secondarie. Ah, neanche, scusate, non le queste secondarie, perdonami, le queste secondarie almeno sarebbero già più divertenti perché hanno un minimo narrativa, no, le mini sfide. E che alla fine cosa fanno? Ti danno rupie. E quindi? Che non ti servono. Raga, dov'è il back della Vision Zelda che quando trovavi una quest nascosta da fare ti dava il quarto di cuore? Ti dava il quarto di cuore, ti aumentava la capienza delle borse, ti dava un equip unico. Aumentava tipo la borsa delle, esempio, della fionda, delle frecce. Ad esempio, cioè, ma ti dava un'ampolla in più dove poterci mettere la roba dentro te. E qui la rupia. E vai. Quindi ragazzi, io personalmente, allora, se all'epoca detti comunque sei a Breath of the Wild, perché per quanto non mi sia piaciuto, comunque penso tra gli open world più belli che abbia mai giocato per libertà che dà quello che fare, io ragazzi qui non posso neanche dargli 5, perché mi sono sentito costantemente legato. Il mondo che vai a visitare, ragazzi, non so come sia possibile. La gente fa, ma ti sembra di, in realtà sei allenato perché c'è roba che conosci, ma in realtà tutto cambia. Ragazzi, a me mi sembra di rigiocare Breath of the Wild, ma non so perché, ma con qualcosa in meno. E questo è una reskin di Breath of the Wild, poi, non è che ci gira che torto, ma perché se panne lo devi dipendere, esatto, per forza. Poi per il mio gusto, ma, oh, è cioè, quello, siccome si rimane sempre sul soggettivo, raga, a me il compositor mi ha fatto cagare la merda, non ci sta a fare un cazzo con Zelda, è stata una cosa oscena vedere Link guidare una cazzo di macchina, un cazzo di aereo, ma cazzo, Zelda era l'ultimo baluardo che era rimasto fedele a un fantasy bello e proprio. Già in Breath of the Wild vieni fuori con le armi ancestrali, ma lì tutto sommato ci rimaneva perché erano armi e basta, erano solo armi, ovvero una buon vecchia spada, un buon vecchio spadone, lancia, scudo, arco che facevano più danno, l'armatura sì era un po' bruttina ma era comunque l'armatura e rimaneva nel canone fantasy, anche se c'erano raggi laser, robot, ma era quella comunque, era l'arma. Tu non è che potevi prenderli le braccia e diventare octopus e sparare raggi dal culo, no, erano semplicemente comunque un fantasy un po' più tecnologico, ma la tecnologia si limitava solo ai colossi e alle macchine, perché poi le armi che te avevi addosso non lanciavano raggi, erano semplicemente armi molto più potenti di quelle normali. Qui hanno fatto volevano fare il Final Fantasy 7 e porca miseria ragazzi, no. Quindi per me ragazzi 5, prego. Allora io ragazzi, banalmente, a me Breath of the Wild non mi è piaciuto, a me è un open world bulimico che se c'ho il pad alla mano mi intrattiene per mezz'ora, 40 minuti, poi ho voglia di fare altro, cioè mi cala direttamente la voglia. Tears of Kingdom è lo stesso discorso, considerando che mi fa pure più prudere il culo, perché è una cosa che per chi ci segue sa che io guardo particolarmente, ed è tutto il comparto narrativo, proprio come viene scritta la storia, come ti viene presentata la storia e tutto quanto. Raga,
storia di Tears of Kingdom è una merda. Cioè, è... allora, partiamo dal presupposto che nessuno su Zelda ha mai preteso e mai pretenderà di vedere un colossal di storia. Cioè, nel senso, siamo sempre cresciuti con Zelda, la cui storia è semplicemente la principessa è stata rapita, in stile Mario, valla riprende. Poi è tutto il viaggio che c'è nel mezzo che ti dà quell'epopea, esatto, ai fantasy. Più che altro è affezionarti, esatto, ai personaggi. Esatto. In questo non c'è neanche questo. Perché i personaggi non fai il tempo a vederli, che già te li dimentichi e passi oltre. Ragazzi, i saggi, cioè te arrivi al villaggino, oh, ragazzi. Ma già che non abbiamo parlato di design dei saggi. Allora, noi facciamo live di... sarebbero due ore, ma spesso e volentieri si fa di un'ora, infatti faccio due ore. Noi da quando arrivavamo al villaggio, quando finiva, si faceva in due live. Cioè, ciò vuol dire che noi in quattro ore un saggio si levava dai coglioni, se andava male. E ce la prendevamo con calma, perché si esploravano, esatto, le zone. Però addirittura lo fai anche molto meno tempo. Cioè vuol dire che su un gioco da 60-80 ore... 4 lo fai per vedere uno dei personaggi principali della tua storia. Ciò vuol dire che te letteralmente è come se su un libro di 60 capitoli tu ci avessi un capitolo per il personaggio comprimario principale della storia. Te dici, no, non so neanche chi è, quando è successo, non sono dimenticato nel mente che stavo leggendo la roba. Ah, ma esisteva questo tizio qui? No, no, è solamente il tizio che ti aiuterà a sconfiggere il cataclisma. Ma a parte quello, cioè, il problema è quello, personaggi piattissimi. Cioè, il fatto che, tra l'altro, mi rivai quasi a ricicciare gli stessi personaggi presi da Breath of the Wild con semplicemente una spolveratina di character design. No, una maschera, li metti una maschera. No, io ti parlo proprio dei saggi attuali. Cioè, okay. Su quelli sono presi da Breath of the Wild con un po'... cioè, invece di fare il... come si chiama? Quelli roccia, come cazzo si chiama? Goron. Il Goron pavido l'hai fatto, che invece in realtà è uno buono di cuore che aiuta tutti. Ma è uguale a quello che ho già visto in Breath of the Wild. L'ha cambiato il carattere, ma è sempre comunque il solito. Cioè, addirittura quello per l'Izora è esattamente il solito, perché il principe ti ha aiutato in quello di prima, ti aiuta pure adesso. No, ma anche Yennobu è il solito di Breath of the Wild. Sì, solo che lì gli ha cambiato un po' il carattere, sì, del personaggio. Perché in quell'altro era il Goron pavido. No, sì, era timido. Esatto, era pavido, era timido, era introverso, mentre qui ormai è diventato il capovillaggio, quindi comunque già più estroverso, sa qual è il suo ruolo ed è un puro di cuore. Ok, ma è sempre il solito personaggio. Ripeto, nelle zone neanche ci si sono sforzati, perché è proprio il solito personaggio, con il solito blink, che addirittura fa anche meno rispetto al Breath of the Wild, perché in tutta la storia degli Zora, lui che ti dovrebbe dare una mano, ti dà una mano, giusto? Due secondi di numero, e poi lo rivedi, perché quando dovresti fare il percorso, che almeno con quegli altri te le fai col tizio, sì, che ti viene dietro, lui addirittura ti piscia proprio, perché lui salta, arriva già direttamente davanti al boss finale, e ti fa, guarda, ti aspetto qua. E ti fai, e allora che cazzo sei venuto a fare fino a qui? A darmi una mano dove? Chi ti conosce? Ma chi sei? Ma chi ti si incula? Cioè, e quindi personaggi scritti col buco del culo, storia scritta col buco del culo, un finale che, raga, veramente nel 2023 devo rivedermi di nuovo la stessa scena presa, copiata pari pari da Dragon Ball, con i personaggi che mettono la manina sulla mano del protagonista che sta lanciando un raggio d'energia. Porca troia, ragazzi, siamo nel 2023, devo rivedermi la stessa immagine di 30 anni fa. Porca troia, non ci si riesce a staccarsi da quella scazzo di scena? Cioè, se si deve fare una cosa epica con un retrogusto melodrammatico, l'unica soluzione che i giapponesi hanno da 30 anni a questa parte è solo quella? Cioè, quelli di Nintendo hanno talmente tanto smesso di scrivere storie che ora addirittura vanno a riciclare la roba dell'altri. E paradossalmente, ragazzi... perché quello è letteralmente... un copia e incolla della scena di Dragon Ball. Mi dispiace da dire, ragazzi, oggi come oggi la gente mi dice, ma per cosa conviene comprare la Switch?
Mario Odyssey. Mario Odyssey. Zelda no, cioè Zelda te lo consiglierei giusto per dirti hai tempo da buttare via, fa non considerarlo come saga di Zelda, ma un gioco per passarci una sessantina d'ore perché giri e vaghi, il tipico gioco d'accesso. E io lo ragazzi, ora ovvio non per compartimento tecnico, ma per come quando è finito non chiudete, anzi se è rimasto qualcuno clippatelo e fatelo girare, perché per una volta tanto voglio che diventi virale una cosa. Poi in fondo dicevo ragazzi, per come viene strutturato, cioè fruito Breath of the Wild e Tears of Kingdom, per me è alla stregua di un gioco da cellulare, cioè quello lo gioca chi sta successo a cagare e quindi deve passare il tempo e si fa il sacredetto, si fa il corocu messo lì, sì, eccetera. È un gioco d'accesso. È un gioco d'accesso fatto con una grafica di Cristo, fatto con un compatto tutto, ma il modo di fruirlo è un gioco da cellulare. Raga, Genshin Impact, e quello è un gioco da cellulare, comunque anche tecnicamente li caga a testa e gira sul cellulare. E gira sul cellulare, quindi banalmente quello, se li metti in comparto tecnico di Genshin Impact, ti gira anche sul cellulare. Quindi non veniamo a tirare la stronzata del è un miracolo perché gira su Switch. Ragazzi, Genshin Impact ora non ti fa tutta la roba che ti, cioè non c'è la roba della fisica, vero, grazie al cielo, ma comunque ha un mondo grande, forse anche vabbè, di quello. Vabbè, comunque non abbiamo parlato di roba che non abbiamo comunque studiato. Morale della favola, ragazzi, se il voto è 7,5, io sono meno drastico di Andrea e l'ho sempre detto, per me il come si dice, l'apporto personale a una votazione non deve essere troppo influente, non può né dare né più né meno di mezzo voto. Per me da 7,5 va a 7, per il semplice fatto che Tears of the Kingdom è un'eccellenza nel suo genere, ovvero gli open world bulimici alla Ubisoft. Open world. No, diciamo le cose come stanno, gli open world bulimici alla, sì, alla Ubisoft, perché quello è. Con un comparto tecnicamente dovrebbe, più che open world sarebbe proprio un free roaming, con un comparto stilistico della Madonna, quanto ti pare. Ma poi finisce lì, sì, perché la storia ve la dimenticherete tempo due, i personaggi non ve ne ricorderete mezzi, e l'unica cosa che vi ricorderete di Tears of Kingdom, raga, sono solamente gli obrobi schifosi che vi costruite col compositor e per la quale facevate i meme su TikTok. Sì, infatti, basta, non vi ricorderete nient'altro. E questo sarà Game of the Year. Cioè Game of the Year è letteralmente un generatore infinito di meme. Ragazzi, Tears of the Kingdom, per quanto mi riguarda, se lo dovessi definire, è un ottimo gioco per essere un creatore infinito di meme. Stop! Allora, questa è la parte finale. Ora Mirko mi odierà per quello che sto per fare. Simone, da quando è Nier, cioè, ti do io il via, clippa, e poi se puoi, spammolo dove puoi. O chiunque sta guardando in questo momento, recuperatevi la clip su Twitch e spammatela e condividete. Influencer, avete rotto i coglioni. Prey Inside, Falconero, quei due sul server, Sabaku no Maiko, Kurorilli, avete definito questo titolo un capolavoro. Smettete di prendere in giro la gente e di essere completamente incompetenti nel dare un giudizio e aiutare la vostra fanbase che vi segue, perché siete degli influencer e state influenzando in modo sbagliato gli acquirenti. Avete definito questo titolo un sequel, un capolavoro, un magistrale, perfetto in tutto. Abbiamo elencato 750 problemi che non mi potete dire che è semplicemente soggettivo. Sono lì sotto l'occhio di tutti ed è palese, e sono palesi e obiettivi e oggettivi problemi. Non è una non l'avete neanche mai accennato, cioè a parte alcune, grazie il gatto, YouTube e quello dei Termosifoni, sì, che hanno detto anche loro sono d'accordo con noi che questa è una cazzo di espansione venduta a 70 carte, un cazzo di gioco che non ci incastra un cazzo col brand. Voi avete per l'ennesima volta sparato titoli,
voti alti, enunciato come un capolavoro, perché parliamoci chiaro, avete paura di Nintendo. Se vi mette in lista nera, vi siete praticamente bruciati una delle etichette che vi vende di più. Avete solo paura, ma smettetela, non avete un minimo di regole professionale. Soprattutto tu, Falco, visto che te ne riempi sempre tanto la bocca, ragazzi, non fare un cazzo di recensione dove non ne ho vista mezza che dice che questa è una cazzo di espansione. I problemi narrativi non ne ho sentiti mezzi, nessuno ha enunciato che sarà un cazzo di... la storia è una merda, tutto un copia e incolla. Le aggiunte delle isole nel cielo e del sottosuolo sono un'aggiunta completamente inutile, che non vanno a impreziosire la cosa, ma semplicemente a impesantire dove non serve. Cioè, che per assurdo, per, a rigori di gioco non servono niente. Infatti, non servono niente. I nuovi poteri sono una barzelletta. Hanno trasformato The Legend of Zelda in un action adventure in un sandbox free to play. Generatore di meme. Sì, infatti. Quindi, ragazzi, influencer, avete rotto le scatole. E allora, io vi posso capire, dovete mangiare, avete soldi. Ma se avete, e quindi qui mi rivolgo al signor Sabaco che si riempie la faccia, la bocca del ma io perché sono un estimatore e devo provare tutti, e poi fai i video con Perfect Run su Genshin Impact, sei veramente un pellaio, e anche Curorilli idem con Sarsa, Falco e Player Inside è quelli che mi hanno stupito di più. Raga, voi almeno vi riempite la bocca con volete fare le cose professionali. Addirittura Raiden di Player Inside, lui viene dall'era nostra dove gli piaceva il cartaceo, dove c'era molta più critica sulle cose e tutto. Infatti loro non è che hanno dato, mi pare hanno dato 7.5, 8, quanto Player Inside? 8, quanto ne hanno dato? 9. No, ragazzi, come è possibile dare 9 a un titolo del genere? Vergognatevi. Se il mondo, voi poi minunciate sempre con soprattutto Falco, è il mondo, anche Raid è il mondo videoludico, va di merda perché qui là la gente non capisce, è perché è colpa vostra, è colpa vostra, ragazzi, non è a caso venite chiamati e enunciati influenze, perché influenzate i vostri fan, i vostri spettatori. E lo state facendo nel modo sbagliato. Non riuscite più a distinguere l'oggettività dalla soggettività. Quello che noi abbiamo fatto stasera, abbiamo mostrato la parte oggettiva del gioco, che effettivamente, oggettivamente, è un ottimo titolo, ma è un The Legend of Zelda e io lo devo mettere in contrapposizione con tutti i The Legend of Zelda. Ed è immondizia. Come fu Breath of the Wild, tutti annunciano come magnifico il nuovo, finalmente Zelda si sveglia, e questa è la no ragazzi, era una palla subatomica quel gioco, che di Legend Zelda aveva solo e unicamente il titolo, e voi avete premiato Nintendo per questo, quindi avete appena detto Nintendo, sai che c'è, di solito fai un gioco con una mappa e poi la ricicli per quanto ti pare, perché tanto per noi sta bene, ci metti 2-3 cavernine, siamo accontenti, ci hai messo 2 osine in più, magnifico, è un a posto, raga, ma non vi vergognate. Poi vedo sul server ancora più di voi che fate vedere ancora di più quanto siete incompetenti, perché rompete sempre il cazzo a titoli perché c'è la grafica un po' di merda, c'è il glitch un po' di merda, ma perché questo sembra un Mirror of the Same, e questo cos'è? Però mi hanno fatto la fiorinata, perché? Perché vi caccate addosso di Nintendo. Quindi fatemi il piacere, la prossima volta che dovete rompere il cazzo su arti, videogiochi o robe del genere, state zitti, ci fate più bella figura. E d'ora in poi, se siete delle persone coerenti, quando fate video di software house grosse come Ubisoft, Sony, Nintendo, metteteselo sotto il bollino, sponsorizzato da, perché ci cacchiamo addosso. E smettetela di riempirvi la bocca di parole con ma il mondo videoludico va di merda. È colpa vostra. È solo, unicamente colpa vostra, perché non riuscite più a distinguere il vostro gusto personale
al lavoro che fate, ovvero divulgatori di concetti e professionali. Perché se è un parere personale, evitate di scrivere recensione. Che quei due sul server l'hanno imparata questa cosa, perché non ce lo mettono. Gli altri, quando scrivete recensioni, deve essere una cosa oggettiva, se no sono solamente impressioni o chiacchiere da bar. Quindi per il resto, ragazzi, grazie a tutti come sempre per averci seguito. Noi ci vediamo domani, non so con cosa, qualcosa ci vedremo. Per il resto, grazie a tutti, buonanotte e alla prossima. Ciao.